Benvenuti a Il lavoro che vorrei, un programma di orientamento al lavoro per i giovani e per tutte le persone in cerca di una nuova occupazione. Come si diventa estetista e parrucchiera? Quali sono le competenze, le attrezzature tecniche e le capacità che bisogna acquisire per fare al meglio questo lavoro? Oggi andiamo a vedere come si formano estetiste e parrucchieri in una scuola professionale specializzata nel settore estetico, che da oltre 40 anni fa formazione ai giovani del territorio comasco. Siamo a Como, alla scuola professionale CIAS, dove oggi vedremo che cosa significa imparare a fare l'acconciatore e l'estetista. Per Leda, Lucia, voi come docenti, passa un po' questo concetto già dalle scuole medie che la scuola professionale non sia almeno pari a una scuola come un liceo? Sì, dalle scuole ma anche dalle famiglie, perché tanti non la trovano all'altezza, cioè dicono tanto bisogna, è una scuola professionale, bisogna studiare poco, tu vai a fare quella scuola. Io da brava acconciatrice penso che nel nostro lavoro ci vuole veramente tantissima passione e se non hai quella comunque, anche se è una scuola professionale come dicono tutti, se non ti piace comunque non studi e comunque non vai bene lo stesso. E quindi questo è veramente un peccato, anche perché qua fanno veramente tante materie di studio e secondo me sono anche molto difficili. C'è qualcuno che al termine del quarto anno decide di aprirsi un salone? Quasi nessuno. Ci vuole prima di tutto un budget e comunque anche dell'esperienza. Allora, quasi tutti in percentuale quando escono, quasi tutti hanno un'assunzione, perché già noi al quarto predisponiamo a mandarli nei saloni dove già c'è un'assunzione al 100%. Qualcuno invece continua con lo studio al quinto anno per avere poi un diploma. E tanti dei nostri sono andati anche all'università. Sì, poi sono le stesse scuole medie che indirizzano verso la scuola professionale molti ragazzi. Vai là, tanto là si studia poco. Infatti anche il primo anno quando... È un concetto sbagliato. Sì, no, è un concetto sbagliato, perché poi loro devono essere polifunzionali, devono fare un sacco di cose diverse nella loro professione, la pratica, l'estro, però poi devono mettere in campo anche delle conoscenze diverse, l'inglese, la chimica, la matematica. Allora Lucia, tu fai l'insegnante di chimica. Com'è insegnare chimica e cosmetologia in una scuola professionale? Abbastanza complesso, perché la chimica è difficile di suo per i ragazzi che arrivano in questa scuola. Poi qui non abbiamo laboratori, per cui io cerco di spiegarlo, ovviamente lo spiego a livello teorico, ma cerco poi di fare dei piccoli laboratorietti un po' casalinghi nelle aule per farli ragionare e toccare con mano. In realtà loro perdono un po' di entusiasmo quando poi magari si trovano a che fare con le formule, come hai visto prima in aula. Arianna, giovane studentessa, quanti anni hai? 20. Quindi tu hai fatto un percorso diverso prima? Sì, io ho fatto 2 anni liceo artistico a Cantù e poi ho deciso di cambiare. Perché hai deciso di cambiare? Perché non mi piaceva, già io appena avevo finito la terza media avevo deciso di fare questa scuola. Alice, tu rispetto a Arianna invece hai fatto una scelta diversa. Sì, ho deciso di continuare a studiare e di fare il quinto anno al setificio. Perché? Perché secondo me avere il diploma è importante per un futuro, non si sa mai cosa può succedere. Come è andato il tuo tirocinio? Bene, bene. Tu quanti anni hai? 18. Quindi hai cominciato qui? Sì, ho iniziato da subito dopo la terza media e adesso sono in quarta. Come hai deciso alla fine della terza media di venire a fare una scuola professionale? Allora, a me è sempre piaciuto prendermi cura delle persone, anche da piccola giocavo con i trucchi, cioè mi è sempre piaciuto come mondo l'estetica e quindi anche se era una scuola professionale ho deciso comunque di prendere questa scelta. Va bene, grazie. Azienda agricola di Fino Mornasco cerca impiegata commerciale con ottima conoscenza di inglese e spagnolo per gestione e conversazioni, anche telefoniche, con clienti esteri per Expo 2015, codice 10490. Azienda tessile di Mozzate cerca aiuto capotelaio su telai Sulzer con pluriennale esperienza, codice 10633. Per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il proprio curriculum vitae con il codice di riferimento al lavoro che vorrei @espansionetv.it. Tutte le selezioni sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della legge. Grazie. Anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con il lavoro. Vi ricordo che per candidarsi è possibile inviare una mail all'indirizzo ilavorochevorrei@espansionetv.it. Grazie per averci seguito, a domani. Thank you.